E ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel secondo video che riguarda la bici elettrica autocostruita. Come in tutti i video vi lascio il link in descrizione per l'acquisto diretto di questo kit e anche di altri, oltre a un coupon sconto. Questa parte di video sarà molto breve perché vi mostrerò com'è uscita fuori la bici, quindi com'è finita, le mie prime impressioni dopo quasi 23 km di utilizzo. Non perdiamoci in chiacchiere, prima guardiamo la sigla e poi andiamo a vederla più da vicino. Qua, come potete vedere, c'è una rondella molto più luccicante ed è lo spessore che ho utilizzato per spostare la parte interna che andava a toccare sul motore, in maniera tale da risolvere il primo problema. Poi ho raccolto tutti i cavi elettrici direttamente con questa guaina, che vi lascio il link in descrizione, comprata su Amazon, e questi qua invece li ho ricavati da dei pezzi di guaina di altre biciclette che avevo in garage, tagliandoli in maniera tale da rendere il tutto un attimino più pulito, ecco. Poi i cavi li ho fatti passare di lato e sono riuscito a raggrupparli con quelli del freno posteriore. Li ho passati dietro e messi sulla centralina in maniera tale anche qua avere un montaggio un attimino più pulito. Il sensore della pedalata, come avevamo visto nel video di montaggio, l'ho fatto passare da sotto e collegato alla centralina. Per sicurezza ho messo delle fascette in maniera tale che lo spinotto, comunque il cavo del motore, non vada in mezzo ai raggi. Ho piegato la staffa originale della luce in maniera tale da poter montare quella del kit. Adesso vediamo anche in diretta la plastichetta. Bellissimo. La prima cosa che ho da dirvi è che per accendere la bici bisogna schiacciare molto brevemente il tastino della batteria e poi il display. Questo si vede che è una sicurezza per far andare in modalità sleep la batteria e farla durare di più nel tempo. Seconda cosa che ho da dirvi, la pedalata non è impostabile, quindi noi avremo l'assistenza del motore solo a 3/4 di pedalata, e quindi a 3/4 il sensore di pedalata rileva la pedalata e ci dà assistenza, quindi non è appena muovo il pedale. Forse questo per garantire un controllo della bici un attimino più semplice e più delicato, ecco. Quindi la prima pedalata praticamente si perde ed è meglio utilizzare una trasmissione per avere un aiuto più significativo. Adesso andiamo a vedere il display. Display che si accende con questo tastino qua, va tenuto premuto qualche secondo, si accende, modalità 0, 1, 2, 3, 4, 5, 25 km all'ora di velocità massima, non si può modificare la velocità. Abbiamo l'acceleratore e l'acceleratore funziona fino a 5/6 km all'ora per la modalità walk o per farsi dare una spintina. Acceleratore che, come vedete, non è molto aggressivo, ma appunto perché serve solo per la modalità walk. Tenendo il tasto più si accendono le luci ed esce fuori l'icona, e tenendolo premuto di nuovo l'icona sparisce e si spengono. Tenendo il tasto in meno si attiva la modalità walk, che è praticamente la stessa che si ha con l'acceleratore. All'interno del menu segreto si potrebbero cambiare svariati valori, ma l'azienda ha deciso di non lasciare libero questa opzione se non per tipo la conversione tra miglia e chilometri e la luminosità del display. Come potete vedere, la bici è stata utilizzata anche con pioggia e non ha avuto nessun problema. Come vedete, ho quasi percorso 23 km, ho due tacchetti di batteria e da quando l'ho cominciato a utilizzare ne avevo 4, quindi con due tacchette circa 20 km, il che vuol dire che con una batteria intera si fanno circa 50 km, considerando che però è inverno e quindi
la batteria è molto influenzata negativamente dalle basse temperature. Se volete avere un confronto fra una bici costruita elettrica come questa ed una già costruita per capire quali sono le differenze sostanziali, i pro e i contro, scrivetela pure nei commenti. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se vi è stato utile, se è stato interessante o se non vi volete perdere ulteriori video riguardo le bici elettriche. Vi ricordo che in descrizione ci sarà il link d'acquisto diretto, io percepirò una piccola commissione se voi acquisterete da quel link, inoltre c'è anche un piccolissimo coupon sconto che mi ha lasciato la marca. Quindi iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video.